Mi chiamo Laura, ho 42 anni e non ho più tempo per niente. Mattia, metti giù quel telefono e mangia come una persona normale. Che palle, madre! Scusami, e tu non penserai di uscire combinata in quel modo, vero? Ma tutte le mie amiche si vestono così. Non me ne importa niente. Vatti a cambiare. Almeno in montagna posso mettermeli? Sì, certo, così ti prendi una bella polmonite. Due figli, un marito, un cane, un lavoro. E chi se ne occupa? Io. Oh, io scappo, eh? No, amore, ti prego, me le puoi pagare tu le bollette? No, oggi una giornata allucinante. Se c'è un problema, chi lo risolve? Io. Ciao. Ciao. Oh, almeno ricordati di far fare le valigie ai ragazzi. Buon ragazzi, ciao. Buona giornata. Avete capito? Voglio vedere le vostre valigie all'ingresso stasera quando torno. Ma in montagna prende? Spero tanto di no. Ciao. Ti prometto che stasera ti faccio fare il giro lungo, eh? Per tutti è lo stesso, lo so. Ma a volte mi chiedo come facciano, tutti. Grazie, arrivederci. Perché io sul serio non ho un secondo che mi avanza. Signora! Scusi, grazie. E quando avanza, arrivano mille impegni, imprevisti e programmi a occupare tutte le caselle disponibili. Marzia! Sì, scusami, guarda, sono in ritardo, ma sto arrivando, perché mi hanno fatto la multa e ho perso... Buongiorno, Luca. Buongiorno. Scusate per il ritardo. Ecco, queste sono tutte le persone che ti hanno già cercato stamattina. Vedi tu. No, vabbè, ma adesso recupero. Grazie mille, eh. Arrivederci. Buona giornata. Dicono che in realtà ognuno si sceglie la vita che vuole vivere. E io non mi lamento della mia, eh. Rifarei tutto esattamente come è stato. Oddio, beh, magari tutto o no. Laura, io vado a yoga. Quando vieni con me? Guarda, prossima settimana mi iscrivo sicuramente. Come al solito. Però ormai è questa che sono. Vai, vai. Guardate che non c'è un cazzo da fare. È questa la mia vita ed è troppo tardi per cambiare. Ah, a proposito... È più semplice continuare a correre. Emma, dimmi. Ah, bene, siete già tutti a casa, ok. Guarda, io ho appena finito di fare la spesa e arrivo. In fondo, se corri sempre, non hai molto tempo per pensare. Ma come manca la carta igienica? Ma adesso me lo dici, ma... Va bene, sì, rientro a prenderla, sì. Testa. Vieni che ce l'ho. Oh, vieni, dai, ancora. Ancora è mia. Scusate. Una cosa vi avevo chiesto di fare, le valigie per la montagna, dove sono? Le valigie per la montagna? Forza, andiamo. Valigie per la montagna, Ale. Sto in cena. Almeno posso portarmi il top. Non te lo puoi portare il top? Perché invece bisognerebbe fermarsi. Ma chi se lo può permettere? Va bene, giro lungo. Allora Mari, com'è andata la giornata? Benissimo, sono andata a fare finalmente la mammografia e l'ecografia, che mi riduco sempre all'ultimo, e invece il 90% dai, oh, che palle, cambia. Seno, grazie alla ricerca e alla prevenzione. E cambiamo sono sto canale, dai. Le radiometti? L'unica che prende, siamo in montagna. Sapete come si dice? Non è la meta. Ma il cammino. Quanto manca? Oh ragazzi, e poi come dice la mamma, l'importante non è la meta, ma il cammino. Esatto. Non è la meta, ma il cammino. Il mio cammino si è arrestato. Sono Laura. Ho 42 anni e non ho più tempo. Per niente.
Quindi non fate come me e ogni anno controllatevi. Mattia, metti giù quel telefono e mangia come una persona normale. Che palle, madre. Scusami, e tu non penserai di uscire combinata in quel modo, vero? Ma tutte le mie amiche si vestono così. Non me ne importa niente. Vatti a cambiare. Almeno in montagna posso mettermeli? Sì, certo, così ti prendi una bella polmonite. Oh, io scappo, eh? Sì, ciao. Mi chiamo Laura, ho 42 anni e oggi l'attimo l'ho trovato. Avrò ancora tempo. Per tutto.